Boxur di Natale, raga. Versione natalizia oggi ci porta le stesse cose di sempre. Le stesse cose di sempre. Con l'Adria, fucile di precisione. Mira un nemico per visualizzare la sua salute e altre informazioni vitali. Quella che sentite in sottofondo è Audrey che cerca di probabilmente rompere una porta, non lo so. In più c'ha bersaglio acquisito. Quando assistente personale è attivo, quest'arma ha una migliore acquisizione del bersaglio e i colpi di precisione infliggono notevolmente più danni. Diciamo che è una sorta di sussurro. Se non c'è il sussurro, l'Adria potrebbe essere un sostituto, raga. Quindi, per tutti quelli nuovi che ancora non hanno preso il sussurro e non possono prenderlo fino alla prossima stagione, se non ricordo male, l'Adria è il cecchino che fa per voi e la pesante che fa per voi. Poi, sesto coyote, doppia schivata, ottieni una doppia schivata. Ez, molto semplice. Mi sposto un secondo, vi faccio vedere le stats. Recupero forza 64, peccato raga. Peccato perché recupero buono, forza 22 sul caccia, boh, potrebbe essere utile per avere doppia smoke o quello che è, insomma. Però 18 di recupero è buono, insomma le stats sono un po' così. Si è bloccato. La donation si è bloccata, doveva fare a per tanto tempo e invece l'ha fatto una volta sola. Mi dispiace tanto. Risveglio cinereo per il titano, ondata di calore, le granate a fusione esplodono all'impatto e vengono lasciate più velocemente. I colpi di grazia con granata a fusione conferiscono energia delle granate. Questa roba qui in crogiolo, se la usate in modo intelligente, potete andare in giro a spammare granate solari a fusione. La stecca, una dietro l'altra. In PvE sì, potrebbe anche essere interessante, ma sinceramente non ne vedo il motivo, a parte che il pezzo è esteticamente orribile, secondo me. Peccato per la disciplina, visto che si basa sulle granate, c'ha soltanto due. Però recupero 18, intelletto 14, sforza 16 è un roll decente, quindi se vi manca potete controllare se avete altri pezzi simili, potete switcharlo per le stats. Poi abbiamo le armille del di Karnstein. Stregone, carezza vampirica. Le uccisioni corpo a corpo rigenerano istantaneamente una gran porzione di salute. L'effetto continua dopo il colpo per un breve periodo di tempo. Un pezzo nel senso che è buono se si ha a che fare con mob piccolini. Quindi se ci sono un sacco di troll e voi riuscite a fare diverse uccisioni con il corpo a corpo. O altrimenti in PvP, se utilizzate gli shotgun, potrebbe essere interessante usare le armille in modo che se non killate con lo shotgun, fate appunto colpo di shotgun, manata. Uccidendo con la manata recuperate subito energia. Non è un brutto pezzo, ci può stare. Io in PvP un pochino l'ho usato, non è brutto. Le stats sono un po' meh, è un 60 decente con intelletto 14 e residenza 14. Un po' così così. Però vabbè, Xur a Natale vi porta più o meno la stessa roba, raga. Diciamo che ci ha portato un po' di carbone. Però, allora, l'Adria, per quelli a cui manca il sussurro, è buono. Il sesto coyote potrebbe essere interessante. Il risveglio cinereo è divertente se ci fate qualche build. L'Armille ci possono stare, dai. A Natale è stato buono Xur? Insomma...